Ciao amici, benvenuti a Toustar. A te che sei artista, ricordo come partecipare. Vai sul sito globogioco.it, sezione progetti, clicca il logo di Toustar e troverai tutte le informazioni e anche il modulo di adesione. Vi aspettiamo in tanti. L'ospite di oggi è un cantante. È con noi a Toustar Igino De Cristofaro. Vieni Igino. Ciao Adriana, ciao. Ecco, io ho conosciuto questo personaggio perché sono capitata in una sua live, in diretta live, e stava cantando, indovinate un po', canzoni di Vasco Rossi. Si vede? Si vede anche dal personaggio, insomma, che si è presentato. La prima domanda infatti è questa. Tu fai parte di una cover band. Certo. Ma fate esclusivamente canzoni di Vasco oppure fate anche altro genere? Allora, noi facciamo prevalentemente canzoni di Vasco, però abbiamo anche un'altra soluzione, facciamo rock italiano in generale, tipo Ligabue, Jovanotti, Litfiba e quant'altro, insomma. Però prevalentemente siamo specializzati in cover di Vasco Rossi. In Vasco Rossi. E qual è la difficoltà? Dove sta la difficoltà nell'interpretare canzoni di Vasco Rossi? Allora, secondo il mio parere, la difficoltà... Tanti dicono che sono facili le canzoni di Vasco da cantare, ma non è assolutamente vero. E ci vuole una vocalità particolare, e anche perché Vasco in certi pezzi va anche molto in alto. La difficoltà è appunto, mai tolto le parole di bocca, l'interpretazione. I pezzi di Vasco bisogna sentirli dentro, altrimenti penso che è molto difficile poterli riprodurre in maniera... diciamo egregia. L'unica cosa che non faccio è imitare, ecco, io non imito, canto con la mia voce, cerco di non fare una copia di Vasco, che sarebbe comunque una cosa... E questo non è male, e anche questo tante volte risulta difficile, ecco, cercare di non imitare il cantante che poi insomma, certo, è oggetto di tributo. Come si chiama la vostra band e quanti siete? Allora, la nostra band si chiama Area Vasco, per l'appunto, e siamo in quattro. Siamo quattro musicisti, io alla voce, poi c'è Davide Perricone al basso, Michael Pasquali alla chitarra elettrica, acustica, solista, e Toti Incardona alla batteria. Ho capito, hai fatto bene a nominarli tutti, li salutiamo e speriamo in un futuro, quando si apriranno le porte della musica, insomma, di avervi anche qui nel centro commerciale Globo, magari con qualche evento, a suonare, a farci sentire il vostro sound, insomma. Avete inciso, registrato materiale visibile sul web? Sì, sì, abbiamo registrato, abbiamo fatto anche appunto nel primo periodo della pandemia, abbiamo fatto delle cover da casa. Praticamente ognuno ha suonato, ha cantato la propria parte, dopo sono state mixate insieme, le abbiamo pubblicate sia su Facebook, YouTube che Instagram. Ecco, specifica se vuoi il nome della pagina, il nome di qualsiasi cosa. Il nome della pagina, basta scrivere Area Vasco Band, e sia su Facebook che su Instagram che su YouTube ci trovate. Poi andrò a sbirciare anch'io allora. Vai, vai. Allora, Vasco Rossi, le canzoni di Vasco ispirano. Come ha cambiato la tua vita Vasco Rossi? Allora, dunque, io praticamente ho seguito un po', ma involontariamente, il percorso di Vasco. Nel senso che, come altri tanti ragazzi, ho iniziato a suonare la chitarra in parrocchia, all'oratorio. Non so neanche se adesso esistano ancora gli oratori, sinceramente. Ho cominciato con le prime note, il classico giro di do, per fare la messa cantata. Dopodiché ho proseguito e ho iniziato a mettere insieme 3-4 ragazzi, abbiamo iniziato a fare le musiche, canzoni dei nostri tempi, magari non solo di Vasco, noi seguivamo i Police, i Genesis, i Dire Straits, e insomma cose abbastanza... Anche musica internazionale. Esatto, insomma. Internazionale abbastanza, e da lì dopo sono andato avanti. Un artista come Vasco Rossi è presente nell'ambiente musicale, insomma, da parecchio tempo. Secondo te come si fa a resistere per tante generazioni come ha fatto Vasco Rossi? Beh, la domanda secondo me è anche molto semplice, nel senso che praticamente nelle sue canzoni Vasco esprime, ha sempre espresso qualche cosa, ha sempre messo qualche cosa che è dentro ad ognuno di noi. Sia quelli più vecchi, tipo me, quelli un po' più datati che lo ascoltano da tanto tempo, o anche i giovanissimi,
ognuno si riconosce sempre in qualcosa, in un pezzo di Vasco, e quindi è riuscito a mettere insieme, insomma, tre generazioni a sto punto. Ma penso anch'io 42... come te, un po' come Max Pezzali, che insomma sono sempre attuali in, certo, ogni canzone. 42 anni, insomma, non è a caso che... Esattamente, esattamente. E mentre, volevo farti un'altra domanda: hai studiato canto o sei autodidatta, e da quanto tempo suoni professionalmente? Allora, con la chitarra sono autodidatta assolutamente, sì, avevo fatto una piccola scuola, ma per giusto poco per tempo. Giusto per perfezionare un pochino. Mentre invece canto sono andato un pochino a studiare, ma solo per perfezionarmi e per avere, insomma, dei livelli un po' più alti. Ho fatto una scuola privata da un maestro che insegna canto. Ho capito. E secondo te qual è la canzone da cantare a squarciagola sotto la doccia? Sotto la doccia, sotto la doccia potrei cantare Rewind sotto la doccia. Saltelli anche sotto la doccia mentre canti, sì. Rewind. Mentre suoni uno strumento musicale, hai detto che hai strimpellato la chitarra, dall'oratorio, sì. Insomma. Altri strumenti musicali non li suoni? No, beh, io veramente ero nato come batterista addirittura, da giovane, da molto giovane. Però lì assolutamente autodidatta, e nella mia primissima band facevo appunto il batterista, però vabbè, a livelli, diciamo, di apprendimento, ecco, diciamo così. Ho capito. Allora, a volte, come nel caso di Vasco Rossi, succede che con tre parole, veramente pochissime parole, viene fuori un brano di successo. Secondo te è importante il testo o l'interpretazione che il cantante dà a quelle poche parole? Allora, guarda, ti dirò sempre, ti dico il mio parere, secondo me è importantissimo il testo, è importantissimo la base musicale, e forse l'interpretazione è quello che conta di più. Però, se tu ci fai caso, anche nelle canzoni di Vasco, quelle che hanno meno parole, prendiamo ad esempio Tofì, ci sono delle parole che secondo il mio parere sono molto mirate, molto particolari, e allora uno riesce a dare, almeno io quando le canta, un'interpretazione davvero emozionale, emotiva. Io personalmente sono molto emozionale quando canto, cioè mi coinvolgo, diciamo, e così e coinvolgo anche il pubblico. Penso sia il segreto per arrivare comunque al pubblico. Esatto. E, oltre ad avere una cover band, Igino nella vita cosa fa? Beh, io ho sempre fatto... Ho lavorato in aziende metalmeccaniche, ho sempre fatto, diciamo, un lavoro di gestione, di personale, eccetera, lavoro d'ufficio anche, e basta. Insomma, dopo però ho fatto, appena ho allenato pallavolo per 20 anni, anche la Serie A2 femminile, vincendo anche una Coppa Italia, quindi ho dei trascorsi anche da sportivo abbastanza importanti. Beh, bene, non è male, non è male. Allora, siamo giunti all'ultima domanda. Vasco Rossi ti dà la possibilità di cantare insieme a lui su un palco. La canzone la devi scegliere tu. Cosa scegli? Beh, io sceglierei Ogni Volta, perché è il pezzo che mi emoziona di più quando lo canto. Non voglio fare il... adesso non mi viene il termine, però... praticamente io mi emoziono talmente tanto che arrivo quasi a piangere, ma non è perché mi ricorda qualcosa in particolare, è proprio il pezzo che sento dentro, quindi chiederei a Vasco di farmi cantare quella. Io da cantante ti comprendo benissimo. E niente, siamo giunti al termine, quindi salutiamo il nostro Igino De Cristofaro, ti ringrazio di essere stato grazie con a noi voi. A Two Star. E prima di salutarci vi ricordo che Two Star è un progetto di Globo e Brianza. Ci trovate su tutti i social network, Facebook, Instagram, YouTube e anche TikTok. Ci salutiamo, ci vediamo alla prossima, e rimanete qui, c'è il Two Star Quiz. Ciao ragazzi, ciao a tutti, alla prossima. E comunque io Vasco l'ho incontrato vincendo un concorso con un video dove io facevo gli auguri il giorno del suo compleanno con tutta la band, e quando l'ho incontrato a Bologna mi ha fatto una firma sul braccio che sono andato subito a tatuare il giorno dopo. Igino, sei pronto per lo Star Quiz? Sono prontissimo. Allora, pronti, partenza, via. Il tuo soprannome? Igi. Segno zodiacale? Bilancia. Piatto preferito?
Pizzoccheri. Cinema o TV? Cinema. Dai voti da 1 a 10 per amore? 10. Lavoro? 9. Vacanze? 8. Soldi? 8. La prima canzone che ti viene in mente? Alba Chiara. Cantane un pezzettino. Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera, ti risvegli col sole. Dolce o amaro? Dolcissimo. La cosa più dolce nella tua vita? La Nutella. Devi dire per 5 volte molto velocemente la parola bianco. Bianco, 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 bianco. Cosa beve la mucca? L'acqua. Ah, mi ha fregato, discoteca o stadio? Nessuno dei due. Apri una porta in un sogno, chi c'è dietro? Vasco Rossi. Hai una catapulta, chi ci metteresti sopra da lanciare lontanissimo? Tutti i politici. Grazie Gino. Prego, ciao.